perché ho sbagliato il treno, io volevo andare a Trieste e ho sbagliato e sono finito qua. Non so cosa è successo. Non è niente, ho letto lì quell'articolo sul manifesto lì di Casarini che diceva... Io non sono mai stato, volevo andare, se questo cazzo freddo. E poi sono finito su questo treno, sono da Brindisi, mi dicono che si va a Valona. È in Grecia a Valona. Insomma, andare là in Albania, così, cioè, che tutti si andavano là. Io pensavo si andavano là con i gommoni, cioè, insomma, che era una cosa così, insomma, che era bello, cioè, insomma, che era figo andarci. E allora ho detto, ma andiamo. Viaggio a scrocco. No, mica tanto. Ah, questa volta non è neanche a scrocco. Salinari! 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 Dove andiamo? A Salonicco dovrebbe essere. A fare? A Salonicco c'è una fabbrica praticamente che esporta del latte in polvere in paesi dell'Africa. No, non è questa. Ma quella è Nestlé, sarà molto più vecchia. Sì. Senti, perché andiamo a Salonicco? A Salonicco andiamo a Salonicco, andiamo a Valona, che cazzo. Un mezzo che viene istituito, un mezzo legale perché vengano trasportate giustamente, gratuitamente. No, possono profughi, viaggiare liberamente. No, no, ma i profughi hanno diritto a... Anche gratis? Eh sì. A Valona perché abbiamo un sacco di fratelli con cui fare un sacco di strada. Peace from Kosovo. Stiamo andando? Stiamo andando a Valona. Triathlon, abbiamo deciso prima il triathlon. Traghetto, nave, piedi, traghetto, nave. No, traghetto, bello. Andiamo alla Luna per incontrare tutti nel mondo. Guarda, sembrerebbe fatta apposta questa inquadratura. Cos'è? Diritti umani in fortezza. Non sono preparato. Andiamo. No, sono preparato. Andiamo col nostro traghetto a vedere che se c'è un'altra forma di viaggiare. No, per viaggiare che non sia quella di essere considerati scatole di whisky da buttare a mare. Se vieni scoperto. Sono una delle tute bianche del nord-est, ho sempre difeso i diritti dei più deboli e porto la mia solidarietà a Valona adesso. Caffè! Chi è che vuole il caffè, ragazzi? Ci abbiamo il caffè di là! Siamo lasciati che stavano preparando le cuffiette, in realtà qua la situazione è tutt'altro, si è rianimato il treno perché arrivati alla stazione di Bologna sono salite un altro centinaio di persone. Poi però sbarcando nelle Puglie al sud, attraversando quel canale che oggi vogliamo andare a attraversare in senso contrario. Si tratta di uomini, donne, bambini che arrivano alla frontiera, al valico di frontiera di Ventimiglia, nelle condizioni insomma più incredibili. Queste persone che cercano disperatamente di venire qui in Italia e che per questo appunto rischiano di morire, che rischiano, sono obbligate alla clandestinità, cioè questo sia appunto una situazione inaccettabile. Andiamo là, perché anche loro hanno diritto di essere trattati come esseri umani. Rumpi, zumbime, aerofilime. Partiamo per il traghetto della cittadinanza universale. Stai in Polonia adesso. Basta con le stragi all'interno del canale d'Otranto, all'interno del Mediterraneo. Noi crediamo che i clandestini siano un prodotto delle politiche, degli stati, dell'Europa di affrontare il problema delle migrazioni. Siamo tutti clandestini! Noi chiediamo che finalmente il governo, i governi dell'Europa affrontino seriamente il problema. Salutiamo, sono qui con noi oggi i familiari delle vittime della strage sul canale d'Otranto della Kateri Rades. Hanno voluto testimoniare il fatto che siamo insieme in questa battaglia. Allora, stiamo andando a Valona a manifestare contro le stragi di Stato legalizzate. I compagni albanesi che cercano di scappare a queste politiche neoliberiste, alla loro povertà, cercano di arrivare qui e lo fanno pagando un fio ulteriore che è quello del traghetto, del passaggio.
del traghettamento in condizioni misere. Con Yabasta, con i centri sociali del nord, del nord-est di Roma, ma ci sono pure rappresentanti dei centri sociali di Napoli. Siamo nel punto, nel tratto di mare che ha visto morire tragicamente i nostri fratelli e le nostre sorelle che tentavano di raggiungere l'Europa, l'Italia. Sono il simbolo oggi di quella assurdità, di quel calpestare i diritti umani, la dignità, per cui siamo qui oggi, per cui siamo qui tutti insieme nel traghetto della cittadinanza. Un canale di morte non per colpa della natura, non per colpa del destino, ma un canale di morte per colpa delle politiche assassine dei governi e degli stati che non rispettano le persone umane. Abbiamo in mano un fiore, abbiamo le nostre persone, i nostri corpi, li mettiamo direttamente in gioco. E allora tutti insieme oggi stringiamo questo patto con i fratelli e le sorelle albanesi, con tutti i popoli di questa Europa che vogliamo libera. Stringiamo questo patto e ricordiamo piangendo i nostri morti, ma anche a testa alta, e tutti insieme trasformeremo questo mare in un mare di vita, in un mare di speranza. Morte, ya basta, dignità umana, ora, sempre, subito! Gettiamo in mare i nostri fiori. Si devono fermare ad ogni costo, dicevano. Dagli ordini di servizio della Marina Militare sapevamo tutto. Sapevamo che quella nave non doveva passare, quindi anche a costo di colarla al picco. È stata una strage di Stato. Spero che da questa iniziativa si cominci veramente a uscire dall'ipocrisia, soprattutto chi governa i nostri paesi e la nostra Europa. Cominci a fare delle leggi che partano dall'accoglienza, dalla società, dalla solidarietà, che partano dal cuore, e se non ci pensano loro, noi cominciamo a pensarci, aprendo veramente le nostre case, i nostri centri sociali, le nostre chiese, aprendole ai clandestini, cioè a quelle persone che non hanno niente, nemmeno una cittadinanza, non hanno nemmeno una nazionalità. Salutiamo i cittadini di Valona che sono venuti ad accoglierci qui. Oggi è un giorno in cui noi affermiamo i diritti umani contro la volontà invece di calpestarli. Grazie a tutti voi che siete venuti qui. Allora, i ragazzi di Valona ci offrono i fiori. Grazie.
La nostra Europa non ha confini, siamo tutti clandestini. Oggi abbiamo dato una grande dimostrazione, centinaia di compagni e di compagne che sono su questa nave sono potuti andare in Albania senza mostrare il passaporto, in un paese dove il passaporto per Schengen è obbligatorio. Questa è una vittoria di tutti noi. Questo oggi è stato possibile perché abbiamo detto e abbiamo dimostrato che siamo determinati e che avremmo fatto quello che benissimo sappiamo fare da anni e che ormai hanno imparato. Europa non ha confini, siamo tutti clandestini. Questo per noi è un obiettivo, andare a combattere Schengen là dove lo stanno disegnando, discutendo, là dove Schengen è nato. Grazie, per noi è veramente un onore essere qui con voi oggi.